Ehi, aspettate! Che state facendo? Non scappate! Niente ragazzi, quando fanno così di solito si ripresentano dopo un anno. Tagli di capelli a parte, ben ritornati su Tre Giochi a Caso, l'unica serie dove andremo a vedere i giochi più strani ed incredibili del web. Ok, questo è il primo gioco. Che vuoi da me? I'm very hungry. Ok. Give me the hamburger. Quindi non sei una zucca, tu sei una pianta carnivora. Ah, vuole un hamburger. E se io invece ti do il merluzzo qua? No, I don't want that. Senti, l'hamburger volevo tenerlo per me. Se vuoi ti do un po' di fragole. No, I don't want that. Give me the hamburger. È viziata male. Sale? No, I don't want that. Va bene, ok. Give me the hamburger. Ti do l'hamburger. Lo volevo io. Give me the coffee. Anche il caffè era per me. Ci sono le patatine, c'è l'hot dog che è quasi buono come l'hamburger. Perché vuoi proprio levarmi il caffè? Oh, dai, l'hot dog. No, I don't want that. No. Give me the coffee. Dammi il caffè. Avete notato che lui guarda dove punto il puntatore? Non toccherò mai più le zucche. Va bene. No. No, no, I don't want that. No, ho capito come va a finire. Guarda, give, non ti do neanche. Prenditi pure il mio caffè. Ah, questa volta vuole anche le patatine. E io che pensavo di consolarmi con quelle. Pozzo senza fondo sei. Give me the butter. Ora ho capito perché le zucche sono belle grandi. Perché immagazzinano tutto il nostro cibo. Cosa vuoi? Non ho capito. Questa volta sparo a caso. Vuoi la soda? No, no, I don't want that. Ma meglio quello. Io vorrei sapere cosa si fumava il tizio che ha partorito questo gioco. Non ha senso. È un gioco che è fatto per i bambini, ma i bambini avranno gli incubi se vedranno questa zucca. No, no. Questo gioco potrebbe essere riassunto in un no. No, give me the butter. Vabbè, mangiati il burro. Sentite come gode quando mangia il cibo. Lui è il tipico zuccone che quando viene invitato alla tua festa di compleanno ti ruba tutti i tramezzini, tutte le cose migliori che volevi tenerti per te. Arriva lui, se le sbaffa tutte e ti lascia i broccoli. Oh. È un porco senza fondo. Mi fai schifo, mi fai cagare. Spero che arriverà un fruttivendolo e ti taglierà per bene e mi ridoni gli oggetti smarriti che sono dentro il tuo... Cosa? Cosa sta dicendo? Non capisco quello che dice. Sta parlando, ma io non sento alcun suono. Cosa sta dicendo? Oggi mi trovo ad Officina della Pizza per presentare la pizza più fiera del mondo, la pizza Ceppo di Legno! E te ne vai senza pagare? O il Natale la beffa? Hanno aggiornato Yet Another Exhausting Day, un gioco che abbiamo già visto, ma questa volta sembra fatto ancora meglio. Questo gioco è stupendo perché mi piace troppo il ragdoll, i giochi ragdollosi, i miei preferiti. Ah, così devo muovermi, come un lombrico. Non riesco a farlo uscire dal letto. Dobbiamo prendere le monete. Questo è il gioco che è la continuazione di quel gioco strano che avevamo visto tempo fa. Beh, tutti sono strani, quindi quando dico gioco strano, non fatevi strane idee. Cosa sto facendo? Vai, 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 vai. Ok, ok, ho la chiave in testa. Posso uscire di qui? Yeah! Ce l'abbiamo fatta! It's me! Mario! Vedete? I veri eroi non tengono un mantello. O forse sì. Oh, oh no! Ho toccato il cuscino! La mia debolezza! Svegliati! Svegliati! Maledetti cuscini! Fuori! Fuori! Usa il tuo corno! Bravissimo! Mio piccolo rinoceronte! Mi butto di testa, ragazzi. Me le piglio tutte. Me le piglio tutte. Oh, è stato un colpo grosso. Chi lo dice che chi dorme non piglia pesci? Beh, forse i pesci no, ma le monete sì. Datemi il gelato! Diventerò potentissimo! Posso usarlo? Aspettate, sono diventato velocissimo! Guardatemi! No, no, non scaricarti. Mi serve per spostare il frigo. Mi serve per spostare il frigo. Beh, sono arrivato con forza e coraggio. Ma è la musica di Kindergarten questa. Gli hanno fregato la musica. Perché?
Nugget! Laboratorio dei superpoteri. Ah, qua puoi aumentare la potenza. Ragazzi, la sala segreta, altra Gatorade. Per riceverla però devo prendere più soldi. E c'è il succo che sta scappando da me. Torna indietro. Dannato sonno in bottiglia. Quello è il latte. Io sono intollerante al latte. Il latte mi fa mal di testa. Non posso prenderlo. Scappa. Dobbiamo armarci di denaro. Magari lo corrompo e lo convinco a darmi la chiave. Ehi, basta cagarmi in testa, schitti di gabbiano. E inizia a darmi quella moneta. Ok, quando sarò ricco e tu diventerai povero, ti avrò sconfitto. Ok, andiamo avanti prima che questo sorcio mi uccida. Ho 11 monete. Ah! Ora posso usarlo! E ora posso sconfiggerlo! Con il superpotere! Ce l'abbiamo fatta! Questo livello è stato spogliato! Ok, poi diventa sempre peggio, sempre peggio! Dove stai andando? E fu così che Gabby non riuscì a completare il livello. Wow! Ci risiamo! Un gioco horror! Startiamo! Praticamente siamo in... siamo una ragazza! Perché sono qui? Perché ho una candela in mano? Perché c'è del fuoco? Bambina muore in ospedale mentre è inconscia. Ah, sono nel mio subconscio. Questo è il coma. Vedete questo lettino d'ospedale? Siamo in coma. E questa è la nostra mente. Dobbiamo stare a te. Puoi seguirmi anche qui. Ne vuoi la guerra? Mi tiro sulle maniche che non ho perché fa caldo. Lurida bestia, lurido cogna. Tu vuoi sconfiggere la ragazza con la torcia accesa di speranza. Tu non puoi. Dobbiamo trovare una via d'uscita in questo Takeshi Castle's Labyrinth. Guardate, con le feci. Quello era il mio intestino. Non so, mi ha bloccato la porta con delle feci. È dietro. Devo trovare la via d'uscita, ne sono sicuro. Mi continuo a seguire ed è anche bella lesta. Questo lestofante. No, non dirmi che sono chiuso. Ho trovato il portale! Sono uscito? Aspetta, è finita? Sì! Ragazzo si sveglia da 4 settimane di sonno. Cacchio, potevo metterci un'ora e sono riuscito a vincerlo in 5 minuti. Questo gioco è stupendo perché parla di uccellini che vanno sullo skateboard. Ok, guardate che figo! Woo! Guardate! Oh, di questo stavo parlando! Birdie Hawk! Ruota della morte? No problem! Yeah! Wow! No, sono volato giù! Sono appunto quegli skateboard che compravi a scuola, quelli mini. Non mi viene il nome esatto, se hanno un nome, però sicuramente avrete presente. Oh! Mi piace la musica poi sottofondo, molto bella. Sono allenato nei migliori ghetti. Ok. Woohoo! Oh, non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto bene. Sì, guardatemi! Dove sto andando? No! Vola, vola! Usa le tue ali! Ah, posso andare anche in giro per la camera. Non credo però che dovremmo stare qua. Non credo che sia normale. Praticamente è solo là sopra che possiamo fare le robe. L'ultimo gioco riguarda dei gatti ed è un punta e clicca. Bisogna raccogliere tutti i loro cappelli, a quanto ho capito. Ogni gatto ha un cappello e noi dobbiamo trovare il cappello giusto per ogni gatto. Ok. E il sole baby. O il papà, sole papà. Salve signor gatto, come va la vita? Posso andare a vedere? Ah, ok, puoi andare in giro. Ok, è gratis su Steam questo gioco, quindi volevo provarlo. Ecco qua un cappello. Mi sa che devo trovarli tutti? Quanto giù si può andare? Ehi, vuoi un cappello? Ok. Credo che dobbiamo trovare tutti i cappelli e darli a tutti i gatti. Ehi, dormiglione! Vuoi anche tu un cappello? Perfetto. Non importa a quale gatto dai un tipo di cappello, va bene qualsiasi, credo. Anche tu? Mamma mia, hanno freddo. Con sto caldo poi mi mettete sti cappelli. Ok. Praticamente dobbiamo... facciamo anche gli obiettivi Steam. Questo è un gioco obiettivo spammer.
Ehi, tu, so che vuoi scappare, ma non scappi dal mio cappello! Darò cappelli a tutti! Questo l'ho chiuso. C'era un gatto un tempo lì, ora non c'è. Anche tu, dormiglione. Ehi, 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 guarda qua! Sgamato, ho scoperto il cappello e gliel'ho messo al tizio. Tu, mentre sei distratto col giornale, anche a te un bellissimo cappello di Natale! Ok, abbiamo dato anche questo. Però cavolo, sono parecchi gatti, anche parecchi cappelli. Devo trovarli tutti. Qua ce n'è un altro. Tu non vuoi un cappello? No, il sole no, lo brucierebbe. E guai a noi se perdiamo i cappelli. Non potremo mai uscire di qui. Mi devo trovarli tutti. Ok. Il problema è che man mano che prendo cappelli sarà difficile trovarli tutti. Perché poi una volta che li hai usati tutti, come fai? Ok. Un cappello manca, dicono. Ce ne manca uno, siamo sicuri? Li ho messi a tutti già. No, ho due cappelli, quindi uno, due. Ok. Vedete? Quando arrivi agli ultimi c'ho due gatti ma zero cappelli. Dove possono essere nascosti? Perché finché... Eccone qua, uno. Dobbiamo trovarne un altro. Non posso riprendere un cappello. Un cappello dato non si... trovato! Era qua. Ok ragazzi, credo che ci siamo. Credo che sono stato bravo e ho dato i cappelli a tutti i gatti. Tanto di cappello, Gabby. Uno e uno che fa due. A posto! E ora sta nevicando. Sì, ce l'ho fatta, bene. Carino, dai, un gioco rilassante, non troppo difficile. Ma bello lo stile, da apprezzare. Ragazzi, anche quest'oggi per 5, 6, quanti ne abbiamo fatti? Sono sempre di più. Inizio con 3, poi inizio a farne un sacco. Giochi a caso. Spero che questa serie vi stia piacendo. Prossimo episodio, altri giochi fantastici. Quindi se ne avete un paio da consigliarmi, scrivete pure nei commenti. Ricordatevi di lasciare un like, attivare la campanellina e di iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. E noi ci becchiamo, come al solito, ad un prossimo video, ad una prossima serie. Ciao ragazzi!